si incanalava e picchiava. Ma è perfetto. Ma la città è così, eh? È clamorosa. No, questa. A me non. Cioè, sì, no, non mi fa. Le piazze sono rimaste. Sì, ma se ti è rimasto comunque il roio. È rimasto il bioroio che è poggiato lassù. Pazzesco, quello io ho detto vabbè dai, lo trovo giù bello, tanto se cade. No, è il sortilegio di Saviana, ci ha fatto un sortilegio tranquillo. È sicuro. Non poteva essere diversamente. Le vie di Saviana sono infinite. Ciao bello! Ciao, però io ho visto che sono venuto ragazzi, si incanalava, faceva un giro al vento. Cioè, ha fatto qua un effetto rotto che c'è lassù, ma non ero già accorto. Da qualcuno? Vieni, vieni. Ma è normale perché, ti ripeto, scoprire le dinamiche dei venti all'interno di una città è un'operazione titanica. Sì. Ma titanica. Grazie a tutti i calcoli che abbiamo fatto e tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo fatto per tenere tutto fermo. Al vento, diciamo, la... I calcoli proprio strutturali che abbiamo fatto. Si chiama culo di solito. Mettevamo il bioroio e diceva, ma non è che un colpo di vento ti fa cadere tutto? Saviano, ma sì sì, potreste anche legarlo. Poi non l'abbiamo ovviamente fatto. No, no, alla punta va buono. Però come dico, già mi devo arrampicare per vedere come stanno le piante che ho buttato sul tutto. Penso che i primi giorni un pochino di irrigazione, di soccorso, la butto là, eh? Non facilissimo, non sarebbe, no. Comunque, sì, la questione è che se anche stessero stramazzando tutte non me ne accorgerei subito, perché sono tutte succulente, quelle restano così, cioè o radicano, non radicano, finché, diciamo, deperiscono visivamente, non è che si vede subito. Inshallah. Scopriremo solo vivendo. Chi era? Battista. Sì, brava. Va bene. Allora, cominciamo belli. Per dare un senso a quello che abbiamo fatto, bisogna che finiamo, perché poi io ci ho pensato, io lavoro anche la notte, perché devo giustamente tirare i pesci in barca. Quindi la rete è tirata, però bisogna tirare anche pesci. E per non farmi buttare fuori da, non c'è un ordine, ma insomma dalla permacultura ufficiale non posso concludere senza aver fatto una zonazione normale, perché altrimenti poi un giorno che magari andate a parlare di permacultura e vi fanno una domanda sulla zonazione e non sapete rispondere, mi sento responsabile della vostra figuraccia e ciò non mi piace e quindi almeno la BC dobbiamo... proprio fisicamente parla, quindi ora facciamo la zonazione, quella semplice, quella che si fa normalmente per far comprendere zonazione, sì, che è uno dei, diciamo, dei capisaldi della permacultura, no? Cioè quello che una delle cose che distinguono la permacultura da altri sistemi è anche una delle diciamo dei cavalli di battaglia utilizzati per cercare di spiegare, cosa che non è per niente facile, che cos'è la permacultura. Normalmente se voi dite, ah io ho fatto un corso di permacultura, oppure cerco di applicare soluzioni di permacultura, la domanda classica, che cos'è la permacultura? La risposta classica non c'è. Della serie, 100 persone a cui fate domanda, 100 risposte diverse. Io per ovviare a questo mi sono imparato a memoria, e ve lo dico onestamente, tranquillamente, una definizione, perché almeno... Parto da un dato certo, poi un po' vado a braccio, però quel dato certo parto. E è un sistema, un modo di progettazione per la creazione, sentite come sono parlato a memoria, per la creazione di società umane sostenibili. Un sistema di progettazione per la creazione di società umane sostenibili. Quindi c'è il progetto, c'è... la società umana, quindi l'umano con tutti i suoi pregi e difetti, è sostenibile perché è la parola più importante. Allora ti dicono, bello, di che vi occupate, di che ci si occupa? Allora ci si occupa di proprio di questo, di soddisfare quelle che sono le esigenze umane e quindi il cibo, la possibilità di poter crescere i figlioli facendoli studiare, la cultura, quindi di conseguenza un riparo, è un sistema sociale che garantisca questo nel tempo.
Questa qui è la permacultura, però poi se vuoi entrare nello specifico devi anche dimostrare, perché questa potrebbe essere anche politica classica, insomma, che c'è qualcosa che contraddistingue la permacultura da altri sistemi. E una delle caratteristiche più forti è proprio questa, l'idea di riprogettare i nostri sistemi, i nostri ambienti, ripartendo da queste considerazioni che sono apparentemente banali, ma talmente banali che nessuno più le prende in considerazione, no? La distanza e il controllo, chi è abituato a fare progettazione sa benissimo che non se ne rende proprio in considerazione. Quante volte vi è capitato voi in progetto di mettere dentro la distanza intesa come tempo perso per arrivare da una parte all'altra? Poche, giusto se c'è una sensibilità personale, no? Se no si dà per scontato che sono altri i fattori che influiscono e che determinano un bel progetto. Il controllo si dà per scontato che qualcuno lo farà, qui invece si parte dall'idea che il controllo lo faremo noi, quindi l'architetto, l'ingegnere o l'agronomo dovrebbe in teoria essere lui in prima persona a fare il controllo o a domandarlo a una persona specifica, chi ce l'ha mai messo, cioè già pensare di prevedere una persona che faccia un lavoro del genere, siamo già fuori budget, no? O fuori quello che è il mandato di progettazione. E questo implica dei ragionamenti e delle considerazioni che sono di per sé molto originali. A volte si rasenta la banalità, perché uno dice, ma cavolo, è proprio banale, dall'altra invece si capisce invece che proprio perché forse le cose banali non le vediamo più per quello che sono, che ci aspettiamo le famose soluzioni fantomatiche, che però non arrivano mai, allora forse sarà il caso di riprenderle in considerazione. Abbiamo già accennato che se io faccio un'operazione e ha un'operazione, un bene, ce l'ho a un minuto, un orto per essere più chiari, a un minuto di distanza dal punto dove passo la maggior parte della mia vita, se ci devo andare due volte al giorno non sono più un minuto ma sono quattro minuti, no? Perché vado, ritorno, sono due volte al giorno sono quattro, qualsiasi operazione porta via 4 minuti, in un giorno sono 4, in un mese sono 120, sono 2 ore, in un anno per 10 sono tanta roba, sono 20 ore, sono 4, quasi 3, diciamo 3-4 ferie perse semplicemente per fare un'operazione. Non è detto che si possa fare anche con meno tempo, no? Però se questo implica 5 minuti, allora capite bene che non sono 4 ferie, ma sono 20 ferie. Banalmente, cerco di riportarla per farvi per avere un'idea chiara. La mia mamma è nata in campagna, stranamente ha paura di una fobia, non mi ricordo come si chiama, uccelli, piccioni, galline, tutte queste cose qui gli danno proprio stress, no? Per accarezzare i gatti usa i piedi, perché gli fanno schifo anche e non le tocca neanche con le mani, no? Le tocca con i piedi, e è stata una conquista quando hanno cominciato a toccarle con i piedi. Allora, il mio babbo, un pollaio, a casa mia l'ha fatto praticamente a 300 metri, 400 metri, perché così la mia mamma non aveva lo stress di avere questi folletti o questi animali che gli davano fastidio. 300-400 metri, quando invece potevi farlo a 10, il mio babbo era in pensione, pace. Ma fisicamente per andare al pollaio ci metteva dei bei sani minuti. Poi dovete immaginare che io sto a 900 metri sul livello del mare, nord-est, ci piove, ci nevica, che è una bellezza, cioè nel senso, quando ero piccolo, stare da dicembre, ma anche novembre, a marzo con la neve davanti a casa era una costante. Ora molto di meno, addirittura 3 eventi all'anno, ma comunque quando ci sono gli eventi, ad esempio anche 20 giorni con la neve è un conto. Avete presente che significa andare con un secchio, con il mangime, con un metro di neve, con vento spaventoso, eccetera, invece di fare 5 metri, 10 metri, farne 400, 500? È una cosa bestiale, no? E allora, i 500 metri non sono più il minuto, no? Cominciano a essere i 3 minuti, 4 minuti, 2 volte al giorno, eccetera. Effettivamente si perde un mese, in un anno, non ti dico un mese, ma almeno 10 giorni, in un anno, semplicemente per aver sbagliato a posizionare, in quel caso c'era un motivo, un altro poteva essere che il vicino non voleva sentire il gallo, oppure ci si vergognava di fare l'orto, no? Sapete che maledetto discorso che ci viene dall'Inghilterra, tanti motivi, non lo sai perché non facciamo l'orto?
Perché? Perché non si fa l'orto in casa o nel giardino? Per colpa del giardino. Perché fare gli orti è da pezzenti. È da pezzenti e poverelli. Noi siamo tutti lord inglesi, infatti cerchiamo di esportare questo discorso anche negli altri paesi cosiddetti sottosviluppati, che per me invece sono super sviluppati, proprio il concetto che chi fa il cibo in pezzente, chi lo mangia già confezionato è avanti, se una lord inglese te ne eri accorta. E allora, se questo qui ti condiziona per questo motivo, poi magari sbagli a mettere la legnaia, la metti qualche 100 metri più in là, sbagli a mettere l'orto e lo sbagli per altri metri, in fondo all'anno veramente noi rischiamo di aver buttato via un mese. Ma è banale, eh? Quando si dice il lavoro sarebbe l'ideale averlo davanti a casa, è certo che sarebbe dentro casa, sarebbe l'ideale fare un lavoro dentro casa. Io lavoro a 40, cioè io faccio solo 3 lavori, però di questi 3 lavori uno fisicamente mi occupa 40 minuti per andare e 40 per tornare, non sarebbe sostenibile dal punto di vista normale, no? Cioè, se fosse una società diversa direbbe ma cavolo, non è che sia tanto sostenibile. In città fanno anche 2 ore per andare la mattina e 2 ore per ritorno, cioè, proviamo a moltiplicare le ore, la frequenza e portarle in un arco di una vita, cioè si rischia, è vero, e si sa, si rischia di passare 6 anni, 7 anni in una macchina per andare al lavoro. In quei 6-7 anni anche andare a raccogliere i molluschi negli scogli, come ho visto questi giorni di Trani, potrebbe essere molto più interessante, molto più intelligente e forse anche molto più redditizio, no? Quindi il concetto di tempo, il concetto di posizione deve essere rivisto, perché diamo per scontato delle banalità che però non sono banali. La banalità si può riportare dalla condizione stato, cioè immaginatevi se tutti gli italiani corressero 45 minuti, un'ora per andare al lavoro da una parte all'altra, non solo te hai dei costi spaventosi, strade, carburante, eccetera, ma c'hai anche perdite ora di lavoro inutili. Bisogna mettere a regime anche queste cose, dovrebbe essere intelligente, no? Se io per andare al lavoro per fare 8 ore ne perdo 4 in una macchina, mi stresso, mi incazzo, le faccio di tutte, no? Sapete, arrivi che sei già stanco, ho una perdita secca di questo, renderò molto meno nel lavoro, sarò meno anche affascinato da quello che faccio e in fondo all'anno ho sprecato un sacco di energie, perché sono energie che noi perdiamo. Da dove arrivano quelle energie? Da un cibo. Quindi in teoria consumiamo di più per avere meno. Ma questa cosa qua si può vedere a livello italiano, ma la possiamo vedere anche a livello cittadino e addirittura c'è anche a livello di casa. La casa, che stress. Che stress. Ma anche in una casa, la casa, come l'abbiamo progettata negli ultimi anni? Qui ci può dare una mano lei. Abbiamo progettato degli ambienti, alcuni ambienti fatti, bellissimi, eccetera, inutili, no? Il famoso salotto che non si deve usare perché la mamma, se no, il sabato deve perdere ancora più tempo per ripulire, eccetera. È il tempio, proprio è il massimo, è la semplificazione di come non lavoriamo per il fine, ma lavoriamo semplicemente per gli altri, per l'estetica. Il bello è che poi non invitiamo più nessuno per la paura che ti usino il divano, quindi facciamo il divano ipertecnologico, il televisore a 100 pollici, non so quant'è, ma insomma una cosa gigante, facciamo tutto perché quando arrivino gli ospiti siano tutto in ordine e pulito, rigorosamente non invitiamo nessuno perché altrimenti ci sporcano il pulito, no? Pensate. Non lo dire a me che io quando sto fuori non lo rifaccio mai, dormo 6 giorni continuativi con lo stesso lenzuolo senza tirarlo su e giù, quindi ho già dato. Qual è il problema? Il problema è che possiamo andare avanti così, ma perché semplicemente c'è qualcuno che lo fa per noi. Mi torna? Noi ci possiamo permettere di fare questo perché abbiamo i famosi schiavi, convertiti a schiavo, che è l'energia. Viene un clandestino. Pericoloso sei. Hai già segni di anarchismo dentro.
Allora, questo ce lo possiamo permettere perché volutamente abbiamo spazio e tempo a disposizione, ok? Nella logica di una riprogettazione anche di uno spazio interno, quindi proprio anche... Minchia, che cazzata che ho fatto! Da qualche parte sono, vabbè. Sì, ma tanto non c'è nessuno importante. E in questa logica che non ce lo possiamo permettere, dobbiamo ristrutturarcelo e rivedercelo, anche la casa dove viviamo assume un ruolo importante, no? E come dobbiamo fare? Io non invito nessuno ad andare a casa, oltre a stravolgere la propria vita, a stravolgere anche quella del vicino o del convivente o degli altri. Però nell'eventualità di una riprogettazione, una rivisitazione di quello che facciamo e quello che abbiamo a disposizione, andare a riportare i concetti questi qua, secondo me sarebbe importante. Quindi si zonizza anche una casa. La zonazione la vediamo nel suo specifico e si rizonizza partendo dal presupposto di andare a vederci noi come viviamo quella casa e in base a quello trovare a dare un senso alla casa stessa o alla nuova progettazione. E ognuno sarà molto originale la casa, ognuno sarà la sua, perché? Perché giustamente come un potere in permacultura sarà proprio la espressione massima della persona che ci sta dentro, con tutti i suoi pregi e difetti, no? Perché si passa da dei poteri, dalle strutture ordinatissime, perché la persona che conduce il potere ha una passione per l'ordine, anche se vuoi strutturale, eccetera, ha delle condizioni di estremo disagio, di confusione, quasi da panico, in realtà perché magari quella persona predilige avere un rapporto istintivo, non avere niente di ordinato perché è la sua condizione massima, quindi è la fotografia della persona, però dietro però se è confusione è creata perché non c'è proprio, si tira la roba così, no? Si arriva si tira la busta oppure si tira il legno e non è permacultura, se l'ordine è funzionale può essere permacultura. Perché abbiamo detto che dobbiamo posizionare l'orto il più vicino possibile a casa? Perché siamo partiti dal presupposto, ci siamo visti dentro all'orto. Io dentro all'orto ci vado spesso. A meno che non faccio degli orti, che abbiamo un po' accennato ieri, il forest garden o la food forest, ancora meglio. Cioè, per chi non conosce, la food forest sarebbe praticamente la riproposizione progettata di una foresta naturale. Gli indiani d'America, i bianchi, i cosiddetti l'uomo, il viso pallido, quando è andato a conquistare le praterie e poi le montagne americane, hanno utilizzato la stessa tecnica che si utilizza da sempre dai romani, anche da prima dei romani in poi, che prima ci si scontra con le armi, no? E poi si va a cercare di annientare il nemico togliendo il cibo, le fonti di cibo. Non riuscivano a capire come cavolo facevano questi indiani a sopravvivere e a campare, perché da uomini bianchi andavano a cercare i campi coltivati, andavano a cercare gli allevamenti e non trovavano né campi coltivati né allevamenti. E questo li ha mandati proprio di matto, perché le ha fatto perdere un sacco di tempo alla ricerca di qualcosa che non conoscevano. Salvo poi, a forza di star lì, eccetera, eccetera, si sono accorti che questi campavano tranquillamente nei boschi, vivevano nei boschi, raccoglievano tanta roba spontanea, ma molto coltivavano nei boschi, saranno inventati la food forest e dei boschi produttivi, tant'è che loro stavano in pace con tutti, con se stessi, erano tantissimi e vivevano con quasi con niente, nel massimo rispetto che a noi ce lo sogniamo, tant'è che addirittura facevano la conta dei bisonti e la conta era... facevano un calcolo stechiometrico di quanta carne gli serviva. Se gli serviva per una tribù 50 quintali di carne secca, ammazzavano l'equivalente trasformato di 50 quintali di bisonti per quello che gli serviva, né più né meno. Perché questo era il giusto prego, cioè era la terra, la pacciamama gli dava, gli metteva a disposizione quello, perché sprecarlo? Il concetto dello spreco è tutto occidentale, non fa mai parte delle tribù native in tutto il mondo, tranne che nell'Occidente. E è indotto, fra l'altro, perché anche in Occidente per molti anni non c'è stato il concetto. I nostri nonni, per esempio, hanno vissuto con un concetto molto importante di giusto di recupero, ma anche di giusta considerazione del cibo. Poi
arrivata la televisione e ci hanno insegnato a sprecare, perché sprecando aumenta il PIL. Allora, il coltivare una food forest significa fare, non è andare nel bosco e portare via quello che trovo, perché se vado nel bosco e porto via ciò che trovo senza aver capito come funziona quel bosco, dopo un po' quel bosco non funziona. Loro avevano capito come si fa a prendere quella parte che ci serve all'interno del bosco. Ad esempio, facevano una tecnica che ancora è carinissima e dimostra quanto erano più intelligenti di noi, spesso succede, ma comunque anche ogni volta va ricordato. Ad esempio, noi come facciamo per fare la legna per casa? La legna per casa. Andiamo, tagliamo tutta la legna, la impiliamo nel bosco, chiamiamo un trattore, da un trattore la carichiamo la legna dal bosco, la mettiamo sul trattore, la portiamo in un posto, lì la lasciamo a seccare, giusto? Una volta che è secca si ricarica, si sega e si riporta nella casa. Questo è all'incirca quello che avviene in un normale podere che ha anche un bosco. Loro facevano una cosa semplicissima. E questo è lo spunto che vi ho detto anche l'altro giorno per pesare anche i pesi. Loro facevano, individuando la pianta che sarebbe stata la legna della loro capanna o qui per loro, tagliavano là il burno, facevano un'incisione di 2 cm tutto intorno alla pianta. Sapete, no, i flussi linfatici passano solo, non passano all'interno, ma passano solo nella parte viva della pianta. Quindi facevano un taglio profondo 2 cm, largo 4-5, e la pianta logicamente, moriva in pianta, si seccava in pianta. E che succedeva? Cerchiamo di vederlo tutto e non, come sempre facciamo, solo quello che è visivo. Si seccava in pianta, che cadevano le foglie e si creava in una foresta un cilindro di luce. Vi torna? In quel cilindro di luce loro piantavano zucche, fagioli, mais, tutte piante o così o altre, questo dipende da dove erano, dal nord o al sud dell'America. E che succedeva a questa maniera? C'era della luce a sufficienza, c'era del compost, dell'humus favoloso perché era quello della foresta, 2 buchetti in terra e vai. Tra l'altro c'è una tecnica, questa è più sudamericana, che si chiama le tre sorelle, che è storica, e fisicamente si pianta mais, fagioli e zucche. Il mais cresce più veloce, più potente, da struttura. I fagioli gli vanno dietro, si arrampicano sul mais, quindi è il tutore, nel senso hanno una superficie su cui poter andare verso l'altro. La zucca si espande in senso orizzontale, non c'è nessuna competizione fra di loro, tutto porta a vantaggio perché c'è scambio di elementi, come si diceva ieri, no? Una pianta porta gli elementi, gli altri, l'altra ne porta dell'altra, tutti insieme fanno un lavoro molto utile per tutti. Un cilindro in mezzo a un bosco, quanto dà di fastidio? Niente. La pianta secca, una volta secca, quanto pesa rispetto alla pianta verde? Niente. Perde un sacco. 80% d'acqua, 90%. Allora, a quel punto tiri giù la pianta secca, la intera, te la accompagni davanti a casa dove ti serve, la sezionavano e mettono dentro. Risparmiavano un botto di energia per il taglio, il trasporto, l'impilamento, l'essiccamento e cazzo. Il peso era notevolmente inferiore, no? L'abbiamo detto ora, cioè si parla forse 90, no, ma comunque tanto peso in meno. Una popolazione unica, 2 invece di 5, 6, ogni volta che si prende un mano una cosa è una gran fatica, e nello stesso spazio ci potevano coltivare, ci coltivavano un sacco di cibo. Infatti questi, i Yankee, così chiamati, i visi pallidi, quando capirono questo dissero: cavolo, ma questi producono un botto di roba dentro le foreste, per noi cosa impossibile. E guardate che una delle tante teorie per cui sono stati fatti fuori fisicamente tutti gli indiani era anche questo. Perché oltre a aver necessità, voglia di fregarli tutto, ma c'era anche questa conoscenza banale, ma semplicissima, ma bellissima, che loro con poco, con niente, riuscivano a sopravvivere. E avevano il tempo di andare a ballare, giocare, cantare, eccetera, e facevano una vita bella e lunga e duratura, immersi dentro al sistema naturale. Capite che l'Occidente, che voleva invece metterci nelle scuole, nei banchini, a diventare dei buoni operai o dei buoni ragionieri, eccetera, già l'avevano pensato anche già a quei tempi, con la rivoluzione anche
è stata poi la messa in pratica di questo, non è che le due cose andavano di pari passo, no? Però prendiamo ciò che è di buono di questa cosa, quindi l'idea di una giusta valutazione dell'energia e nelle sue forme, no? Io se devo spostare un peso, è bene che lo faccia quando? Se quello è costituito da acqua, è meglio che lo faccia quando è secco, più che non quando è verde. Tutte considerazioni che devono essere fatte perché noi lavoreremo sempre con pesi, con volumi, con energie che dobbiamo metterci e quindi anche quello significa risparmiarle. Se io per fare un lavoro, per ottenere 3.000 calorie, che è l'equivalente di all'incirca di una buona alimentazione anche superiore a quella che ci serve, ma diciamo 3.000 calorie spese giornaliere per una persona che opera e lavora anche fisicamente non è tanto ma non tantissimo, ma se per esempio se faccio un'operazione e consumo 4.000 calorie e quindi ne ricavo, cioè ne consumo 4.000 per prendere quella cosa e ne ricavo 3.000, ho già perso 1.000, no? E torna. Vi faccio un esempio banale. Io posso mangiare anche una ghianda. In tempo di guerra i nostri nonni l'hanno mangiato. Le ghiande, avete presente le ghiande, il frutto della quercia? Allora, la ghianda ha in sé un sacco di valore, se vogliamo, ha anche tanta riserva energetica. Chi ce lo dimostra, senza fare un'analisi chimico-biologica? Gli scoiattoli, i maiali allevati a ghianda hanno fatto la fortuna della Spagna, hanno fatto la fortuna dei nostri nonni, anche qua c'erano tantissimi allevamenti di maiali. Ci scommetto se andiamo alla toponomastica, troveremo paesi o frazioni che si chiameranno Porcinaia, Porcilaia o altre situazioni, no? Pian Porcino, sicuro ci scommetto, perché poi i maiali erano fondamentali dove si faceva tanti olivi. Sapete a che cosa serviva? La mosca delle olive ce l'avete qui? La mosca, Dacus aulea. La mosca dell'olivo è un semplice insetto che praticamente ha scelto, questo insetto si è specializzato sull'oliva, quindi fa un buco sull'oliva, lascia le uova e da lì poi iniziano i cicli. In zone di mare la temperatura è alta, umida, sono favolosi per questa. Che cosa succede? È normale, cioè, non è che si è inventato il mondo, è il rapporto classico preda-predatore. E i nostri nonni lo sapevano, l'hanno visto, ci sono delle zone alte di montagna dove non compare e ci sono zone di pianure dove da sempre è stata. I nostri nonni sono sempre preoccupati, quando parlo di nonni parlo di generazione che si va anche a 2000 anni. E si sono sempre preoccupati di contenerla in posto giusto perché troppa mosca significa poco conservabilità nell'olio. È questo il fattore. Perché bucare l'oliva si rompe diciamo così, il tegumento esterno, entra aria e quindi è un processo ossidativo e l'olio invece di durare 2 anni, a volte più, può durare pochi mesi. Si rancidisce, prende. Da quando abbiamo cominciato a utilizzare le olive per mangiare più che non per farci l'olio lampante, che era la prima fonte di ricchezza dell'olio, perché ci si faceva le lampade per le città, no? È solo 100 anni che mangiamo tantissimo olio per condimento, prima il 90% dell'olio andava al lampante, si sono preoccupati di averne un quantitativo giusto e si utilizzavano i maiali o le tacchini o le galline proprio per contrastare questa, perché andare a raccogliere una a una le olive bacate non era sostenibile, non era normale e non aveva un senso. Allora si tenevano tanti porci, oppure le galline, i tacchini, e si mandavano a pascolare e questi logicamente non lasciavano, ne lasciavano veramente pochissime di queste olive sul campo e che succedeva? Se quelle pochissime praticamente riniziavano la normale attività e i danni erano quantitativamente sopportabili. Se io invece ne lascio tante a terra, a primavera, nello sverramento, partono tanti di quegli insetti che tutta l'estate avrò pieno le mie olive e un circuito che non si chiude mai. Quindi bastava introdurre un animale per fare il lavoro sporco, maiale proprio lo dice la parola stessa,
o le galline dietro, e ci si toglieva un problema. L'equivalente di oggi è il Rogor o il dimetoato, che sono delle bombe a mano, cancerogene tra l'altro, e quindi trattamenti chimici a go-go, e quando andiamo a mangiarci l'olio abbiamo qualche problema dal punto di vista della salute. Era molto più semplice allevare maiali e galline. Allora, la progettazione non viene per caso, in quel caso. Cioè, tutto ha un senso, no? Dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere, dobbiamo progettare, e questo rientra nelle varie fasi della progettazione. Possiamo progettare anche una casa, e allora, nella stessa appartamento, se io ho un appartamento di 200 metri quadri, innanzitutto mi dovrei fare una domanda storica: che cazzo ci faccio? Il detto antico era: la casa per quanto ci stai, la terra per quanta ne vedi. Quindi è insito nelle persone avere l'idea che è molto più importante la terra che non la casa, perché la casa comunque comporta un sacco di energia. Io, quando mi vedo nelle mesticherie a comprare roba per casa, quando vedo me, vedo gli altri e dico: stiamo andando, le pecore stanno andando all'ovile, siamo un branco di imbecilli, e però questo è, no? Perché una casa grande ti implica un sacco di tempo, per me perso, a risistemarla, a fare tante cose. Quindi, a parte questo, se però l'hai, va riprogettata. Progettarla con cosa? Per una permacultura la progettazione riparte dall'individuazione delle zone più importanti. Quale sarà la zona più importante? La zona più vissuta, la più, diciamo, la zona zero, per definizione la zona dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Ma che lì sarà molto personale. Perché? Ciao bello! Ciao! Ciao! Perché? Perché avremo le persone che giustamente danno un valore importante alla cucina, e all'interno della cucina passeranno tanta parte del loro tempo. Non so se forse a Marinella gliel'ho detto, io ho un amico crudista vegano. Ciao, buongiorno. Ciao. Un amico crudista vegano, che già essere vegani è dura, essere crudisti e vegani è veramente durissima. E lui impegna 2 ore solo del suo tempo giornaliero per la preparazione, la conservazione, eccetera, del cibo. Sì, perché è tutta una roba di essiccati, di cose. È una cosa clamorosa. Clamoroso, quindi ti devi fare il germogliato, poi ti devi fare la tua farina, l'estrattore, eccetera, i seccatori, c'è un impianto di essiccazione proprio industriale, no? Perché più tempo, più ti organizzi e meglio è. La cucina è immensa proprio perché se te ti fai 2 ore al giorno e il cibo per te è una cosa fondamentale, avrai, cioè, oltre ai normali forni eccetera che noi abbiamo quasi tutti nelle nostre case, hai l'essiccatore che normalmente è 1 m x 40 x 30, e quindi non è poca cosa. Avrai i vari estrattori, centrifughi, oppure quelli, come c'è anche il nostro amico Marco, l'ha visto quello lì a freddo, e tanta tanta roba che quindi ti richiede dello spazio, ok? Quindi la cucina in una persona che è un crudista vegano eccetera eccetera è l'elemento essenziale. Se in una casa media diventa la più grande, magari la meglio esposta a luce eccetera, anche perché ci devi vivere bene, e quindi ha un senso che se tu proprio vuoi dar senso al senso, in un posto dove stai deve essere il più accogliente possibile, no? Se io in cucina non ci vado mai perché lavoro fuori, la mia moglie lavora fuori, e se va bene ci facciamo colazione, quanto sarà la cucina? Potrebbe essere anche 1x2, un fornello e poco più, giusto? È sempre una cucina, ha un senso perché quella è la forma, eccetera. È la zona dove passo la maggior parte del mio tempo? No. E quindi non è neanche una zona zero, va rivisto il concetto, partendo proprio da questo presupposto. La zonazione ti dice: la zona zero è la zona dove io passo la maggior parte del mio tempo.
Quindi per uno può essere la cucina, per un altro può essere il bagno, ci sono anche questi casi eclatanti, oppure la maggior parte dei casi comunque la cucina, può essere la camera da letto, se la maggior parte di chi vive in città oggi, uno che vive a Bergamo e lavora a Milano, la zona zero è la macchina. E la macchina deve essere la più confortevole possibile, la più studiata per te, perché ci passi la maggior parte del tuo tempo. O l'orto nel tetto, se uno decide di farlo. Insomma, per esempio in Giappone penso che il bagno è proprio fondamentale, cioè, ci passano delle ore e ore, cioè la conclusione della giornata è il bagno. La sai la specializzazione massima dei bagni giapponesi? Quella della cosiddetta... No, c'è cioè, la ipertecnologica tazza? Sì, 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 sì. C'hai cioè, l'impostazione tutta schermatica, c'è cioè la lavatura, la pulitura, la profumatura. Sì. Ma la cosa più interessante è l'analisi chimica indiretta delle tue feci. Dai. Ti giuro. Dai. Sì, gli dai. Cioè, l'igiene della persona è proprio... Sì, poi vanno a casa e si massacrano di botte, no? Sì, sì. Perché cioè, apparentemente sembra una cura massima, perché poi ci si lavorerebbe, ci si potrebbe lavorare. Perché degli amici sono stati là per molto tempo e che comunque a fine giornata c'erano anche in questa sorta di condominio, c'erano questi spazi con una vasca comune dove intorno c'erano le doccette e prima di mettersi tutti in questa vasca bisognava lavarsi in maniera maniacale, cioè proprio pure sotto le unghie, qualsiasi cosa, si insaponavano, si lavavano tutti. Poi dopo si infilavano in questa vasca e rimanevano anche 2 ore a tirare. Quando vi dicevo il bagno è perché sì, sì. Sapevo, cioè, perché è così. Chi l'ha inventata sta storia, lo sapete? No. Quella di vivere in queste forme. Nulla si scappa. A parte quello, capite che quindi la zona zero non è la è una definizione, e quindi in base alla definizione si fa la progettazione, no? Quindi se io la passo 5 ore della mia vita dentro una macchina, non potrà essere una macchina qualsiasi, a meno che la macchina sarà la stessa, però avrà tutto un senso, avrà tutta una regola, se nell'appartamento andrò a cercarmi la zona zero, e però in base all'indirizzo della famiglia. Se partiamo dal solito discorso della casina ipotetica, centrale, con tutta la terra intorno, la nostra zona zero, se una persona ha deciso di star lì, dovrebbe essere proprio quella, ok? Poi magari si va a vedere se ci sono all'interno di quello che viene progettato, ci possono essere le zone dove passiamo anche lì molto tempo. La zona 1 sarà quella più prossimale alla zona 0, e quindi immaginatevi sempre di non vedere i muri fisici, però fondamentalmente mentali sì. Nella zona 1 ci saranno tutte quelle cose che necessitano di tanta osservazione, di tanto controllo, di tanta manutenzione, e per questo motivo devono essere più vicini possibili alla zona 0. Quindi se io ho la casina centrale, facciamolo, è così più visivo, stiamo parlando di zonazione, capito? Cerchiamo di tirare le fila sul concetto della zonazione, che è fondante nella permacultura. E se vi chiederanno, avete fatto questo corso, oppure nella normale dialettica dite faccio permacultura, normalmente dopo cercare di arrampicarsi negli specchi a spiegare che cos'è, si cerca di riportare con degli esempi e far capire velocemente cosa è, e uno dei modi più chiari è la zonazione, anche perché è molto utile in tutti i campi e non è detto che sia di permacultura. Allora, io vi faccio la classica casina, vista dall'alto, non sono un architetto, abbiate pietà, e ci metto però anche il cipresso laterale. Il cipresso? Sì, vista dall'alto. Ci sei toscano. Io sono toscano, voi ci avrete, che ci avete qui? Ho visto di bello, vediamo, tamarici belle, galliche, che c'è poi di bello, che è proprio pugliese, le palme no, eh? No. Quella è la vostra pianta, il vostro alimento? Anche il salice? Prima il falso pepe, prima il lungomare era pieno di pini marittimi, ma prima di mettere le palme. Che erano molto più esotiche. Allora, quindi questa qua sarà la mia casa, ok?
Io normalmente mi devo mettere vicino a casa ciò che mi è più utile. Che cosa utile o significa utile? Diciamo degli elementi che richiedono un sacco di energia nell'osservazione, nel controllo, nella manutenzione, che quindi più li ho vicini e nel discorso orario meno tempo spreco. Come detto l'altra volta, non mettiamoci ciò che la visita per andare lì a divertirsi, a godere di vedere le nostre piante, proprio le cose che sono, le volte che sono costretto ad andarci. Quindi, per esempio, se io ho la classica gallina, dalle galline due volte al giorno ci devo andare, poi ci posso andare anche 10 perché mi piace vederle, però io considero solo quelle che sono obbligate ad andare due volte. Allora, tutti gli elementi vanno, come abbiamo fatto ieri per l'ombrellone e per, vi ricordate, e la vaschetta, quella l'ipotetica stagno, tutti gli elementi vanno analizzati benissimo e di conseguenza dobbiamo sapere tutte le loro caratteristiche, di cosa necessitano, cosa possono dare, possono entrare o non entrare in connessione con il sistema, se sì perché, se no perché. Queste sono le classiche domande che comunque dovremmo farle per tutte le cose e non comprare semplicemente perché abbiamo il raptus impulsivo, no? Allora, io ho la mia casina, che cosa decido? Voglio fare il vegetariano? Se voglio fare il vegetariano, se non mi voglio comprare troppo cibo dall'esterno, l'orto, dove, come, quanto grande? Quelle sono considerazioni importanti, però partiamo dal presupposto che dobbiamo fare un orto. Lo dobbiamo fare il più vicino possibile a casa. Qui c'è una zona fertilissima, con terreno fertilissimo. Qui è scarsissimo. Questa zona all'interno, proprio esterna alla casa, il terreno è scarsissimo. Non è così difficile, loro mi insegnano perché. Magari siete sfruttato molto. Perché magari questa è una casa vecchia, antica, è tanti anni che è lì, spesso quando si facevano i rifacimenti, si buttava, era più piccola, si faceva più grande, si risistemava dentro, eccetera. Molte volte le calcinacci, i residui, eccetera, dove venivano messi? Intorno a casa. Il materiale di scarto, se beccate 10 cm, 20 cm di materiale di scarto, bestemmiate per tutta la vita per fare un orto decente. Allora, qui abbiamo materiale, terreno scarso e qui terreno fertile. Dove lo faremo all'orto? Fuori suolo. Fuori suolo qui. Perché abbiamo deciso che il nostro orto sarà il più vicino possibile. Allora, e questa è veramente una cosa che fa, cioè proprio stacca rispetto alle considerazioni classiche. Fino ad oggi il concetto agronomico è facciamo l'orto o facciamo coltivazione dove è più fertile. Abbiamo messo a coltivazione i fondovalle per primi, poi per colpa delle guerre, anatemi, espulsioni, eccetera, siamo andati a coltivare le montagne. Ma giustamente l'animale cerca di coltivare dove, facendo poca fatica, ottengo un risultato e non il contrario, perché l'animale non è stupido. E questo, per esempio, ci distingue. Allora, qua, vogliamo farlo qua proprio perché apro la finestra e intanto io vedo le mie piante. Se vedo che ci sono delle coccinelle utili sopra ai miei pomodori, sono felicissimo. Se vedo che in cima alle mie melanzane, alle mie patate, c'è invece la dorifora, ad esempio, che è una specie di coccinella un po' più cicciotta, invece che punteggiata e strisciata, marrone giallastra, mi affretto, scendo di casa, ho posometro, vado lì, tac! Quando sentite il rumore classico, la coccinella è schiattata, no. Eh sì, e ti sei tolta il problema. Altrimenti se ti distrai e non lo vedi per un giorno, il giorno dopo la tua patata non c'è più. Vedi? Aumenta il volume del no. Allora, poterlo vedere da una finestra, essere lì mentre cammini, controlli a costo zero, è tanta roba. Se io ho il terreno fertile, le mie patate a un chilometro di distanza, andare semplicemente a vedere, perché tanto lo sappiamo all'incirca in un anno i giorni della dorifera quando arrivano, no? È un arco temporale abbastanza ristretto, comunque è durante l'estate. Perché, come sempre, in Italia si va dal Trentino all'estrema Sicilia e considerate che ci sono situazioni in cui in Sicilia hanno già raccolto, nell'Abruzzo, nell'Alto Abruzzo, nel Fucinate, ancora non hanno piantato le patate, le piantano in questi giorni. Quindi, quando si parla di calendari, molto attenti a quello che si dice.
Comunque sia, se io l'ho a un chilometro di distanza, non ci vado tutti i giorni, no? Perché significa aver messo in considerazione un sacco di tempo andata e ritorno. Ritorna come concetto? Quindi, se io voglio fare le cose che devono avere tanto controllo, osservazione, proprio per scelta le faccio vicine a casa. Abbandoniamo il concetto della fertilità e abbandoniamo il concetto, abbandoniamo, lo rivisitiamo e ci facciamo noi i nuovi caposaldi. È vero, il terreno non è buono, però abbiamo detto ieri che noi siamo in grado di mettere a coltivazione, perché abbiamo, non è che i permacultori se la sono inventata, ci sono 2000 anni di storia, e agronomica in particolare, che ci dicono come poter fare per rendere fertile un terreno. Se poi quel terreno, se voi avete la casa sopra a un posto dove c'è stata una discarica di metalli pesanti, abbandonate il progetto. Giusto? Perché contro vento ci si va, ma... essere scemi è un altro discorso. Allora, quindi l'orto lo metto in zona 1. Dov'è l'equivalente di una casa? La zona 1, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, dipende dal nostro modo di vita e dalla nostra aspettativa. Spesso, no, quasi sempre, è una cucina attrezzata. In teoria, se la condizione nostra è quella di avere un sacco di... Per esempio, va di conseguenza, se io ho un orto importante perché mi piace produrre il mio cibo, ok? E lo voglio avere sotto controllo, ci piace per una serie di valori, eccetera, eccetera, di solito ho anche una cucina grande. Ho anche una cucina grande. Perché? Perché non si finisce lì alla semplice pulitura dell'insalata, ma se io ho un orto che produce, e io ci tengo molto al mio cibo, le melanzane, i pomodori non verranno mangiati semplicemente, so che quello dice Saviana però, non verranno mangiati semplicemente in quel periodo in cui ci saranno, ma saranno anche conservati, saranno trasformati, marmellate, che sapete bene, no? Quanta roba si può produrre. Siamo i re dell'essiccazione in Puglia, si secca qualsiasi cosa. Quanto costa il sole? Niente. Mica mi caso? È anche un'intelligenza. Mangiare tutto e poco non fa male a niente, ok? Quindi la cucina sarà grande, perché? Perché c'è un valore a quello che facciamo, no? E quante sono grandi le cucine oggi rispetto al totale? 20 metri quadrati è tanta roba. Da queste zone più o meno questo. Perché ancora è radicato il senso della campagna. Se voi andate a Milano avete 120 metri di appartamento e la cucina è 2x3 quando ti dice fortuna. Quando ti dice fortuna? Ora c'è l'ambiente unico, prima diciamo c'era il salotto che non veniva utilizzato mai, cioè solo negli eventi. Ora si tende ad avere cucina e soggiorno insieme, anche con diciamo, le cucine di isola, cioè diciamo, dei ristoranti. Sì. Cioè, nel senso che comunque, per esempio, pure da Marinella, che diciamo è un ambiente unico comunque, sì, la cucina. Comunque c'è l'angolo. C'è l'angolo cottura, però. In realtà se dovessimo dare una linea di confine sarebbe molto piccola la cucina. Cioè, perché è diventato l'ambiente unico. Sì, il concetto, per esempio il concetto urbano, specialmente del nord, laborioso, pazzo, secondo me sono proprio scatenatamente pazzi, questi qua, si chiama angolo cottura. L'angolo cottura, ma proprio angolo, come vedi, stai lontano, cioè il top a Milano è il fornetto a microonde, neanche il fornello. Quell'angolo che è proprio dispersione di energia. Sì. Allora, la concezione quali deve essere, quindi, no? Noi dobbiamo portare tutto a noi ciò che ci fa comodo, se essere osservato, mantenuto, eccetera, eccetera, e in questa maniera zonizziamo il nostro territorio. La zona 1 è quella zona dove io ci metto la maggior parte del mio controllo, quindi tutti gli elementi che richiedono controllo li devo portare in zona 1. Chi è che richiede controllo? Un orto sicuramente, anche alcuni animali richiedono controllo, non tutti, ma alcuni animali. Ad esempio, le galline producono tutti i giorni, le pecore, se non volete farle ammalare, devono essere munte tutti i giorni, no? Quando sono nel periodo di lattazione. Se io uso invece un cavallo,
notoriamente non va molto. E ci possa andare fisicamente a trovarlo o a dargli una manciata di erba più buona se vogliamo, ma quando voglio, perché se è in un ambiente largo, vasto, lui mi sta benissimo, ha bisogno di un ricovero in questo ambiente, forse neanche di quello. Quindi non è la parola animale che ci dice mettiti in casa gli animali, ma come contengo l'animale, come lo vedo, come quello che gli faccio fare è quello che mi dà indietro, che mi dà il suo, diciamo, la sua posto giusto all'interno di una zonazione. Quindi se io ho delle galline molto appetibili da molti animali selvatici, oltre che da quelli a due zampe, cercherò di tenerle più vicine possibile a casa e quindi normalmente le inserisco fra la zona 1 o dentro la zona 1 o in una zona adiacente che si chiama la zona 2. La zona 2 è una zona, le forme possono essere particolari, non è detto che siano per forza dei cerchi concentrici. La zona 2 è una zona dove c'è sempre un bel controllo, un'osservazione, ma dove io mi posso permettere anche di lasciare, cioè non è così spasmodica, diciamo, come nella zona 1. Per inserire un elemento nella zona 1 deve essere un elemento che mi dà un sacco di energia. Perché tutte e due, la richiede e te la dà. E deve essere comodo, deve essere il più comodo possibile. Uno stand di panni non richiede molta energia, ma se è sbagliato dove metterlo, te ne consuma tanta. Ritorna. L'ideale dello stand di panni dove sarebbe? In casa, sopra una stufa, ad esempio, proprio nei disegni classici di Mollison, no? Non è molto chic, però sarebbe comodissimo. Perché all'aperto no? All'aperto il sole è meglio ancora. All'aperto. Però fisicamente al chiuso, al coperto, sopra una stufa magari che viene accesa continuamente in un ambiente di nord, è favoloso. Infatti ci sono questi disegni belli sui Mollison Slide, se lo vedete, c'è un sistema a carrucole, si prendono i panni, si mettono sopra queste qua e si stendono sopra le stufe. Nel nostro ambiente sarà il posto più vicino a luce diretta di sole, ma il posto più vicino. Abbiamo vietato, in molte zone è vietato a stendere i panni in terrazza, lo sapete, no? Per il decoro. Sui balconi. Sì, erano di un bello, ma è di un bello clamoroso, ma è stato fatto semplicemente perché la Zanussi, Alias Rex, Alias gli altri, hanno lanciato l'asciugatrice e quindi, sì, e che perché, pensaci, ma quali decoro, ma quali decoro, è dalla notte dei tempi che conviviamo con questo, ma quali maledetti, fessi noi. Non sono gli altri, non sono anche gli altri, non sono marziani, sono come noi. Vabbè, ma perché non li stendi? Cioè, comunque li puoi stendere sul balcone, magari non li stendi al di fuori del balcone, ma sul balcone sono. Ma fai passare il concetto che è brutto e da villano. Allora, che cosa facciamo? Quindi il posto più vicino al sole, perché ci costa poca energia. Ripudio la parola asciugatrice, no? Non può essere neanche presa in considerazione l'asciugapanni. Ok? E tutti qui, perché? Perché noi laviamo spesso, laviamo tutti i giorni, io mai, ma insomma, la mia moglie lava tutti i giorni spesso e quindi il più vicino possibile a casa, il posto di sole, perché altrimenti notoriamente all'ombra non si asciugano facilmente e quindi sarà, anche se non produce come un orto, ma se io me lo metto a un chilometro, sfido chiunque a dire che non è una grandissima perdita energetica, anche perché quando escono dalla lavatrice i panni pesano e quindi prima è, più corto è il percorso e meglio è fare i tuoi piani di scale per andare lassù, è una bella impresa ad esempio, no? Giusto Marinella? Ma se pensare che palle stendere, proprio non so che odio. Bellissimo, ora nelle nostre campagne, le nostre nonne, sai che facevano? Facevano intorno casa, intorno nei posti proprio più ventilati e assolati, piantavano le siepi, ma proprio piantavano le siepi profumate, allora prendevano i panni e le buttavano sopra la siepe, così, cambrè. E quindi non solo si asciugavano con una semplicità clamorosa, ma uscivano anche profumati. Pensa quanto erano più intelligenti di noi. Noi pensiamo di essere... Sì, e noi pensiamo di essere intelligenti comprando le asciugatrici. Ok, allora
altri elementi da sotto controllo fisico, a parte l'animale, a parte l'asciugatrice, eccetera, in un ambiente di montagna sarà la legnaia, no? Perché spesso si rimane al freddo pur di uscire fuori quando piove e nevica per fare 500 metri e andare a prendere un pezzo di legna per metterlo in una stufa, no? E quindi non è il caso che si avvicina. Quindi tutte le zone, tutti gli elementi che fanno comodo, che costano energia, vengono portati all'esterno. C'è un elemento che fa molto differenza e per questo io voglio fare questo per farvi capire come si ragiona, però dopo lo facciamo sulla città, perché siamo qua per la città. La strada. La strada è un elemento molto importante, perché se noi passiamo da qui tutti i giorni, per un motivo o per un altro, a meno che non diciamo che non facciamo proprio i lupi di montagna, che stiamo proprio lì 360 giorni all'anno, la strada è un punto di collegamento, arriva tanta energia, va via tanta energia, quindi è un grande flusso energetico, no? Però io mentre cammino nella strada, o mentre passo anche con la macchina, che cosa faccio? Guardo, osservo, controllo. Tutto ciò che è lungo una strada è una zona 1 allargata. A costo zero, ritorna come concetto. Quindi non è una forma concentrica, ma assume la forma in base a quello che faccio. Ho un'amica in Toscana, ha comprato proprio questo qua, questo che potrebbe essere il disegno che ho fatto io, cioè qui c'è una strada provinciale e c'è 600 metri per andare a casa sua, ma 600 metri, la pendenza è 14%. Avete idea quanto è 14%? Tantissimo. Il tuo sarà il 17, ma le scale saranno il 17, ma questo è il 14% di pendenza media. Ha messo un cancello qua giù, un posteggio qui e un altro qui, e ha detto solo chi è veramente interessato ad andare a parlare con lei si deve fare il passaggio, perché andare su con la macchina è troppo comodo, magari vanno su semplicemente perché non sanno che fare quel pomeriggio. Capito? È una cosa bellissima, funzionalissima. Lei stessa va giù, controlla, passeggia, eccetera, e fa il suo. Uno dice, ma fortunata è tutto. No, non è che è semplicemente fortunata. Ha scelto, ha progettato e ha fatto. E lì, secondo me, scatta l'intelligenza, no? Il 99,9% delle persone avrebbero fatto... E si spiana, no? Si fa l'autostrada, giusto? Cioè, non ci manca né la cultura, se vogliamo, né la tecnica, né i mezzi. Ci manca una buona, sana dose di cervello, no? Per vivere oggi. Io ho una domanda. Dica. Non fa la spesa questo. Allora, al di là del fatto, vabbè, che questa tua amica c'ha una casa, diciamo, in collina, però metti che fosse, che sia tutta una superficie pianeggiante. Quindi magari in quel caso la strada tutta curva, cioè nel caso della collina la strada curva. È normale che sia curva. Sì, cioè insomma diminuisce la pendenza, eccetera, eccetera. Allora, una delle prime cose che ci dicono, cioè che si dice in permacultura, è che tu non puoi far arrivare una strada dritta, diciamo, in maniera violenta verso casa, perché comunque anche anticamente non c'era mai questa strada, cioè prima di Mussolini non c'erano queste strade che tagliavano... E arrivavano, però il fatto di fare tutta una strada piena di curve in una superficie piana è vero che aumenta la superficie della zona 1, eccetera, eccetera, ma se io devo considerare il tempo che perdo, non è dispersione di energia? È un calcolo matematico? Allora, scusa, mia domanda è se la dispersione di energia fa le curve piuttosto sì. Che dritto. Buongiorno. No, sto chiedendo, però se tu devi calcolare, siccome ieri abbiamo fatto proprio un calcolo di quanti minuti perdo per andare all'orto, se dobbiamo proprio fare il calcolo matematico. Allora, due precisazioni. Una storica, le strade dritte l'hanno inventate i romani. Sì, ok. Però non arrivavano. I romani tagliavano le montagne, se il decumano, cioè quello sì, era ma etrusco. Per arrivare nelle case, no. Uguale. Nelle campagne, dove era dritto, i romani proprio avevano questa pazzia, sì, proprio buttavano giù colline. Quegli occhi romani non è che andavano, diciamo, seguivano le lame, le cose, ma facevano come il ponte lama, diciamo, con le strutture, diciamo, con pilastri ad aspe, diciamo. Qualsiasi cosa. Cioè, da qua dove devo andare, poi sei dritto, ci faccio un ponte al massimo, però vado
Sì. Strada dritta è sempre la più corta. Facciamo anche un calcolo matematico. A piedi, non è co... oggi abbiamo le macchine che vanno da 50 all'ora a 200 all'ora, giusto? La distanza percorsa a piedi era sempre la stessa. Quindi più corto il percorso, vi ricordate la formula matematica di che era fisica, meccanica, è lo spazio-tempo, no? Più corto è lo spazio, a parità di tempo, e più ne faccio il percorso. Quindi per loro, siccome si spostavano a 50 km al giorno a piedi, quei 50 km, se erano dritti, erano 50 km da un posto a un altro, se erano curvi, erano 80 e quindi non ci arrivavano. Quindi loro proprio direttamente, io ho visto proprio tagliare delle colline, delle montagne, per stare drittissimi. E tutt'oggi... No, dopo sì, è uguale. No, quello viene spacciato per romano in realtà etrusco. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Se no, i greci facevano. Sì. Ma per quanto riguarda l'accesso alle case, allora, la seconda risposta è verissimo che, e non è un caso, che in collina e montagna se state sono curve. E nelle pianure sono dritte. L'accesso, molto legato alle zone e anche storicamente a delle situazioni di difesa pericolo. Mm-hmm. E quindi la strada dritta è logico che può essere un vantaggio da una parte e uno svantaggio se arriva il cosiddetto nemico di corsa verso il castello o altre situazioni. Ma nel momento delle progettazioni, quelle proprio planimetriche, eccetera, si faceva dritta nelle pianure. E se andate per esempio nell'Emilia Romagna, nel nord, vedete che sono proprio canali, è tutto fatto schematicamente dritto, per sempre il solito discorso dei tempi di percorrenza. Nei giardini inutili dell'ultimo secolo si fa le curve, ma anche perché abbatte questo concetto di visione diretta e dà più tranquillità, più bello e nello stesso tempo più sano. Potete fare le curve quando avete tanta superficie e non è così male perché si creano tanti microambienti diversi, infatti in permacultura si dice sempre quello che perdo nel centimetro quadrato, nel metro quadrato, in questa, è logico che se io ho da qui a qui una strada di 4 metri, in questo caso utilizzerò una superficie, se la stessa cosa la faccio così di 4 metri, anche a occhio si capisce che la superficie è molto di più che è persa. Ok, allora devo trovare la giustificazione e devo produrre di più in questi spazi che rimangono per giustificare il fatto che faccio volutamente una strada torta. La strada storta che cosa mi dà? Mi fa perdere del tempo, perdo della superficie, ma se io riesco a produrre di più in questi ambienti, quello spazio l'ho recuperato. E come si fa? Facendo delle progettazioni mirate, utilizzando non lavoro più sulla superficie, ma come ti dicevamo ieri, vado in altezza, quindi recupero dello spazio perso. Mi torna? Allora, se io ho la superficie piana, 4x4, sono 16 metri quadri, giusto? Se io questa superficie invece la rendo colma, non più, sono più 16 metri quadri, è un principio di matematica, no? Nella curva, la curva aumenta la superficie, non parlo di volume ma parlo di superficie. Quindi se io perdo della superficie con la strada, dovrò per forza rendere più produttivi per compensare questi spazi e li aumento i volumi e aumento quindi le superfici. Vado a costruire in altezza e quindi recupero quello spazio perso. Non solo, ho anche un altro vantaggio. Abbiamo detto che il mono non è produttivo. Abbiamo introdotto il concetto del poli. Poli significa anche più ambienti diversi. Avere una curva, avere una superficie curva, significa avere, se questo è il sud, avere una zona molto esposta al sole, una zona poco esposta al sole. Un punto dove ci passa tanta aria, perché sapete l'aria si muove a delle forme così, è un punto ad esempio dove qui si arricciola, ma così riva, e un punto invece dove l'aria è più forte. Qui sarà una zona molto secca, qui sarà una zona più umida, e quindi nello stesso ambiente posso piantare piante che amano la luce, il sole e il calore, e piante che invece non amano né molta luce, né sole né calore.
con lo stesso, la stessa superficie posso fare queste. Se la superficie è tutta piana, no, perché non ho ambienti diversi, potrò mettere solo poche piante ma molto simili fra loro. Mi torna come concetto? È molto importante, perché la resilienza si ottiene aumentando la diversità e avendo più cose diverse. Se io qui pianto insalate primaverili, ci pianto, che ne so, delle solanacee, patate, pomodori, eccetera, qui pianto le biete, pianto tutte piante che amano le radicchietti, anche il sedano, il prezzemolo, che amano una mezz'ombra, io sono quasi sicuro che durante una stagione qualcosa raccolgo. Perché male che vada, comunque sia, se è tanto caldo otterrò più prodotto qua, se è tanto, perché questa parte è più ombrosa e quindi riesce magari a superare anche l'eccesso di calore, se viene il freddo questa parte che è più esposta produrrà più di questa, qualche cosa io a casa porto. Se invece tutta la superficie piana sono costretto a mettere una sola pianta, se l'annata è fortunata raccolgo e bene, ma se l'annata è sfortunata non raccolgo niente. E ricordatevi sempre, quando si ragiona in termini di agricoltura non si parla mai di anno. Un buon agricoltore parla sempre di 10 anni, minimo, perché si sa benissimo, si mette nel computo, che le stagioni sono, anche allora, erano tanto variabili, una condizione, una cavalletta o altre cose, ogni tot avvengono, e quindi in 10 anni si dice la produzione. E questo è il miglior sistema per essere sicuri che qualcosa a casa si porta. Non tanto un commento. Perché, no, no, questa era una, sempre rimasta una cosa che, me, che è rimasto un dubbio irrisolto, perché comunque, cioè, il termine dell'astra, io posso sfruttare questo concetto in prossimità della casa, ma più mi allontano. No, no, ma dopo è dritto. Dopo è massima e dritta. Cioè all'interno del tuo contesto la strada curva in prossimità della casa ti dà tranquillità. Okay. Sei. Sì, anche perché il tempo. Ti ricordi ieri abbiamo parlato anche del tempo del nostro spazio fisico, il tempo di fuga, no? Cioè. Una persona che ti arriva di corsa verso casa, ancestralmente, nei nostri, nei nostri ricordi, è una persona che può portare dei pericoli. E quindi, lo sappiamo qua magari è il nostro parente che si è scordato le chiavi e deve prendere la macchina, non è un problema. Però proprio per evitare questo abbiamo necessità di un tipo di rallentatori, no? E non ci si pensa, però pensaci mentre lo fai. Quindi rallentare questo ci fa star bene. So che mi costa dal punto di vista ambientale, dal punto di vista di superficie, se ho superficie abbastanza, sarò bravo, dovrò essere bravo un'altra volta a riprogettare per compensare. Ma del tempo per entrare e uscire di casa, cioè se io devo calcolare, se faccio questo calcolo al minuto, io che sono quella che più spesso utilizzerà quella strada, cioè al di là del fatto che proprio immediatamente vicino a casa posso sfruttare zone di luce e ombra, diversi microclimi. Sì, ma questo solo. Questo lo farai solo nella zona 1, nella zona 2 la strada sarà già dritta. Se sei in montagna comunque sarà torta lo stesso, sì, ma solo nella zona 1, massimo nella zona 2, dove a te ti richiede controllo, osservazione e dove vuoi il tuo spazio vitale. Dalla 3 in poi, che tanto o ci passi con la macchina o quando vai in bicicletta oppure passi di corsa perché arrivi sempre all'ultimo minuto come ti capita, che non le controlli e di conseguenza è meglio che sia dritta, giusto? Parliamo di permacultura e sappiamo che è sistema, no? Mettiamo nel sistema anche la persona che sta dentro. Se la persona che sta dentro si riporta tutte le fobie, la schematizzazione che ci avviene, ci parte dall'alto, faremo un bellissimo progetto anche produttivo, ma non abbiamo risolto il problema della persona che progetta. Il tempo qui non è più 60 secondi al minuto. Qui bisogna scraccarlo questo tempo, perché altrimenti è un progetto di agricoltura biologica, bioarchitettura, cioè, quindi questo deve riflettere ciò che sta qui dentro e entrambi si danno una mano, molto importante. Scusi, io sono della Trinità, voglio chiedere scusa, la superficie corta come la rende coltivabile? Proprio prendendo della terra e riportandola sopra.
Ciao bello, possiamo farlo con tantissimi modi. Allora, possiamo farlo in base, innanzitutto, valutando il materiale che più abbiamo a disposizione. Okay? Qui penso che si potrebbe fare i margini e quindi la parte rialzata con un perimetro di pietre. Oppure, da me si fanno con tronchi di piante, perché io vivo in un bosco. Se siamo vicini, ad esempio, a una falegnameria che ha tanti scarti, con delle tavole di scarto. Non c'è limite alla fantasia. C'è un tetto bellissimo fatto in un'isola islandese, in Islanda, è fatto tutto con le cozze. Cozze? Sì. Tutte cozze, una malta fatta di praticamente calce, cemento e cozze, perché lì nel mercato generale hanno tonnellate di cozze, che è il loro business principale, quindi ammassi di cozze che non sapevano che cazzo farci e praticamente impastate e stese su una malta. Immaginatevi... Intere, quindi questi tetti neri bellissimi, poi neri, scuri, assorbono un sacco di calore, bellissimi perché danno queste frangiature, quindi immaginatevi se avete tutte le cozze, vi fate un muretto a cozze e poi da lì costruire, cioè proprio non c'è il limite, tutti gusci, però cerca di vedertelo. Ma la coltivazione quella, c'è anche la cosa tedesca della coltivazione a collina. Io faccio quelle. Naturalmente, queste stupende. Io quest'anno ho fatto 50 metri lineari di coltivazione. Questo sistema, che è un sistema austriaco-tedesco. Ma di sepolce? Ma secondo me è storico, c'era anche prima. Lui l'ha messo nei libri. Allora, come si fa? Si parte da una superficie piana, si fa uno scasso di 20-30 cm. Si chiama scasso, non so come. Si prende questo terreno e si mette da una parte. Si porta fisicamente qua. Poi su questa, immaginatevi di vederlo per lungo, giusto? Non sono un grande architetto, però spero che capite. Questa specie di fossa si riempie con del legname, di tutto, Cioè, io metto anche il pino, che tutti quanti descrivono come il diavolo delle essenze botaniche. Ho visto che, guarda, anche lì ci sarebbe da scrivere libri. Ormai prove sperimentali, faccio delle insalate su dei mulche di pino che nessuno ci crede. Allora, tronchi di varia forma. Io ho consumato 30 quintali di legna per fare 50 metri di lineari. Solo comprata, nel senso che a pochi soldi, ma comunque non ho considerato quella che avevo io. E proprio fisicamente si fa un cumulo di questi tronchi, accatastati. Deve rimanere un po' d'aria ma non troppa e per tutto quanto praticamente tutta quanta questa dimensione, quindi immaginate di vedere questo cumulo. Poi prendete la terra che è accanto o da altre parti e la prendete proprio, vi fate delle zolle con le vanghe, fate delle zolle o con lo scavatore. Io ho preso uno scavatore perché 50 metri ce ne vuole. Si prende lo scavatore, si prendono le zolle e si buttano le zolle sopra ai legname. E si buttano, la zolla normalmente è fatta così, no? La zollata, e qui c'è l'erba. Ci si butta l'erba sopra al legname. Cioè, sì, si gira di 360 gradi. Si mette sopra, 180, si mette sopra e si ricopre completamente questo ammasso di legna, no? Quindi le zolle, ok? Poi sopra le zolle ci si mette 5, 6, 7, a seconda di quante ne avete, compost, centimetri. Ma considera, poi ti dirò, vedrai che è intelligente, che si capisce perché lo fai. 7 centimetri, 6, 7 centimetri di compost, chi più ne ha più ne metta. Se non avete tanto compost, letame, ma sicuro, maturo, di animali sani, non trattati biologici con antibiotici, eccetera. Un cartone, se lo fate ora per il prossimo anno, due cartoni, o altrimenti se lo fate primavera, per la primavera stessa, un cartone solo. E poi paglia.
paglia. Questi sono sistemi che una volta attivati per 10 anni non ci fate niente. Fisicamente poi per 10 anni, quando siete a primavera, d'estate, in autunno, andate lì, scansate la paglia, il cartone oramai quasi non c'è più, ma qui c'è, non ha un problema, prendete il piantumatore, che sarebbe quella specie di vanghettina, fate il buchetto, ci mettete la piantina in vasetto, richiudete per quello che è, basta, non ci fate nient'altro. Se proprio siete tedeschi e vi piace proprio la perfezione massima, nel punto più alto si fa passare in sistema di irrigazione a goccia localizzato con dei diffusori nelle parti così a spina dorsale, e quindi potete anche indirizzare le gocce dove volete, e questi sono sistemi che ci si fa una gran fatica a costruirli, ma danno dei risultati clamorosi. Ma se no, diversamente, come li... Ce n'è pochissimo bisogno. Comunque l'ho vista fare, veramente impressionante. Questa massa qua. Venire fuori degli ortaggi. Bomba a mano. Questa massa qua di legno, quando si infradicia, come termine che dà chiara l'idea, cioè diventa una spugna clamorosa, ok? E trattiene tanta di quell'acqua che difficilmente anche d'agosto rimane scoperta, capito? Le nostre piante i primi anni lavoreranno molto più in superficie, poi andranno verso l'approfondimento, c'è uno scambio notevole tra le radici e l'aria, e si piena di lombrichi, una cosa clamorosa, e di conseguenza te hai un ambiente proprio ideale. È quello che l'hanno visto da cosa? È praticamente chi va a cercare funghi nei boschi, chi vive nel bosco, sa benissimo che dove muore una pianta, che c'è un accumulo della pianta stessa di sostanza organica legata alla pianta, normalmente ci vengono funghi più belli, ci vengono le piante più importanti, perché c'è una riserva clamorosa di carbonio. Fin tanto che c'è carbonio, capito? E c'è vita, c'è sostanza, e quindi non si zappa più, non si rincalza, non si dà acqua. Capite che è una cosa molto importante. Costi, dipende dove siete. Se dovete acquistare 30 quintali, 50 quintali di legna, che costa un botto, fantene poco, un po' per volta negli anni. Se avete possibilità, fatene, non c'è un limite. 50 metri quadri è tanta roba. Massimo, cioè io ci faccio anche un po' di didattica. Perché io ho visto proprio, qualche sera era la classica tipo isola, ma c'era tantissima roba, perché poi la superficie è tanta, la curva. Ma io sono sicuro che la regalerò a mezzo paese. Però era anche una voglia di testare il mio terreno, ma l'ho già visto, funziona alla grande. Allora, hai capito? Sì, sì, va bene, quando... Tanto non ce l'ho questa. Un attimo le dimensioni delle varie parti? Di questo qua? Allora, diciamo che la lunghezza è infinita, dipende dal materiale che hai. La dimensione, normalmente le dimensioni dei cumuli, c'è un riferimento che si prende sempre in considerazione. I cumuli devono essere grandi in modo tale che la persona che conduce il cumulo possa arrivare agevolmente in ogni sua parte. Quindi io sono 1,80 m, mi posso permettere di fare dei cumuli abbastanza larghi, però lo faccio proprio fisicamente la prova. Io devo arrivare a questo punto qui alto, nel culmo, con semplicità. Capito? Quindi chi è alto 1,50 m farà dei cumuli più piccoli dei miei. Te sei 1,90 m, chi è alto 2 m si può permettere di fare cumuli ancora più grandi. Non è democratico. Tiene in considerazione però la diversità delle persone. Perché altrimenti qual è l'alternativa? Purtroppo l'alternativa è mettere i piedi sulla struttura. Ogni volta che metti i piedi sulla struttura fai danno. E quindi si fanno apposta in base alle persone che conducono il cumulo stesso. Questo basta 20 centimetri, serve semplicemente per mettere in contatto la terra e le varie parti della terra con il legno. Lo puoi fare anche in superficie, però il vantaggio è che se te mi scavi 20 centimetri per esempio per 1 m, hai già un bel po' di terra per mettere poi qui sopra, altrimenti sei costretto ad andare a ricavare terra dalle altre parti. La terra normalmente si ricava, e lì è ancora la progettazione, già normando, già facendo il disegno, la proiezione del disegno sul campo. Quando voi avremo un campo, la prima cosa che si fa, abbiamo detto anche ieri, è la viabilità, no?
il disegno dei punti che verranno persi per spostarsi. Allora, in quel caso, invece di camminare sul terreno fertile, si scava il terreno fertile, ci si mette poi del materiale inerte e quel terreno lo utilizzeremo per avere, perché è buono, lo metteremo sulle costruzioni che andremo a fare che necessitano di terra. Quindi disegnare prima è essenziale perché io già mi metto da parte il terreno fertile, il migliore, perché i terreni fertili sono i 10 cm in superficie e quando ce n'è bisogno lo passo di là. Ok? Terra, compost, cartone. Il cartone ha l'effetto inibente, cioè nel senso, il cartone impedisce la germinazione dei semi che sono nascosti nel terreno e che il primo momento in cui vengono alla luce, prendono ossigeno, trovano la luce, loro normalmente germinano. Cougar culture. Sì. Sì, potete approfondire, c'è un migliaio di roba tedesca, ma tranquilli. E tanto si vede, non c'è bisogno di tradurre. No, c'è in italiano. C'è anche in italiano. Anche sull'altro asse, legno tagliato. Non sono solo coricati, ma anche delle sezioni. Io non ho messo mai. Però penso di sì. Ah, nella costruzione dei Barti. Sì. Ah, perché c'è un altro tipo. Ce n'è un altro che è fatto proprio con i tronchi, ma tronchi anche da 60 di diametro. E in quel caso si mettono in verticale dalle parti e poi nel mezzo si mette il misto o anche roba più scarsa. Sì, sì. Ci sono diverse variabili. Allora, quindi zona 1 e zona 2. Dimmi bello. A posto. La zona 2 è quella che richiede meno, ma non è che non ne richiede niente, ne richiede un pochino di meno. Poi noi si passa dalla zona 0, 1, 2, 3, 4, si arriva alla 5. La 5 per definizione è la zona dove non ci facciamo niente, dove andiamo lì semplicemente a vedere. In un orto, cioè in una superficie piuttosto grande, noi andremo proprio a spostarci e a progettare, proprio tenendo in considerazione tutti gli elementi. Sono gli elementi che poi mi diranno quale sarà la zona e non il contrario. Quindi ogni elemento va valutato, l'abbiamo detto ieri. Ogni elemento deve dirci tante informazioni, in base a quello lo metteremo o qui o nella 2, quindi questa è la 1 magari, questa è la 2, oppure la metteremo in zona 3, oppure in zona 4, oppure in zona 5 o no. Che ci metteremo di elementi in zona 5? Niente. In zona 5 non ci metteremo niente perché lì abbiamo detto che ci andiamo solo per osservare. Quindi non ci portiamo niente, è osservazione, è capire quello che il terreno, l'ambiente, la storia ci dice. Allora, in questi casi è logico che qui c'è un concentrato di energie spaventose. Ad esempio, ogni centimetro quadrato è all'incirca coltivato. E per tutto l'anno, si cerca il massimo di coltivarle anche durante tutto l'anno. Specialmente qui in Puglia, che siete fortunati dal punto di vista climatico, cioè la zona 1 non deve stare mai ferma. Da me comunque c'è 6 mesi di fermo. La zona 2 ancora importante, e poi a calare, qui ci saranno meno elementi, qui ancora meno elementi. Qui i meli e i peri sono liberi, nessuno le zappa, nessuno le raccoglie, cioè le raccoglie e basta, e qui invece verranno zappati, semmai, oppure coperti, a seconda delle scelte, no? Abbiamo detto che anche ci sono dei permacultori che vogliono zappare, facciamoli zappare, cioè nel senso conserviamo sempre l'idea che la cura della persona è il massimo, poi invece di zappare a 30 cm zapperanno a 10 cm, ma comunque sia dell'osservazione. La zona 1 sarà quasi tutta pacciamata, ma quasi sempre tutta pacciamata, capite bene che pacciamare una zona 4 che magari è 10 ettari, fuori di testa. È da fuori di testa, non si sa quante tonnellate di paglia o di residui ci vorrebbero, proprio non la prendiamo neanche in considerazione. La zona 1 invece è pacciamato perché la pacciamatura è il miglior modo per avere pochi problemi per ottenere degli ottimi risultati. La pacciamatura è la foglia del bosco. Quando andate in un bosco vedete il sistema, il principio è proprio quello. L'impianto di irrigazione qui sarà proprio studiato nei suoi minimi particolari e
prodotto, realizzato nei suoi minimi particolari. Una zona 3, 4, neanche la facciamo, perché ha poco senso. Diamo poca energia, prendiamo quello che ci viene. Qui l'energia ce ne mettiamo tanta, qui vogliamo ci sia il ritorno, perché altrimenti il nostro non è un progetto di permacultura. E quindi non devo sbagliare niente. Qui tutto è il massimo, qui il compost deve essere favoloso. Qui non ci metteremo niente. Quello che viene verrà. Facciamo pausa? Sì, no, una domanda proprio veloce, ma invece tutto riportato a un appartamento, fino a che zona si arriva? Ma a meno che tu non abbia un castello. No, metti il mio che l'hai visto. Il tuo è quasi tutto zona 1 e qualche punto in zona 2. L'esempio della zona 2 cos'è? La zona 2 è sicuramente il bagno, la zona è così. Sì, ma non mi sembra. Comunque, zona 1 e zona 2. La zona 1, il tuo, secondo me, il tuo terrazzo è tutta zona 1, non ci dobbiamo mettere niente di zona 2. Sì, c'è una zona 2 che è naturale, però l'avete già coperta, perché salire su una scala in cima a una casa di 3 piani. Ce l'ho io sul tetto. Stop. Quindi, no, però, anzi, quella è zona 5. Quando siamo andati su, era, cioè, la temperatura di quel coso. 100 gradi era. Io non riuscivo a stare con i piedi nudi, pazzesco proprio. 100 gradi era. E dopo lo facciamo, questo qui lo facciamo sul comune di Trani. Facciamo la zonazione del comune, della città. Cioè, cerchiamo di farla, perché state attenti, ci vuole un anno per osservare una casa o un campo. Figuriamoci se prendiamo la briga di progettare Trani in 10 minuti. Sennò poi questi architetti che cazzo fanno? Anche te fa parte dell'ordine? Sì.